Certamente all'inizio non lo so, ci siamo fidati un po', abbiamo avuto qualche errore in difesa, però alla fine abbiamo ottenuto la vittoria che è la cosa principale. E speriamo domani dare il meglio di noi e ottenere la vittoria e arrivare alla finale che è l'obiettivo nostro. Sono venute un pochettino non preparatissime da un punto di vista, cioè non nel pieno delle forze, perché purtroppo siamo dovute venire in 10, abbiamo due infortunate, Cinzia Albertini ha una frattura al piede e Melina Cozzi ha una frattura al dito, purtroppo nel nostro organico sono fondamentali, quindi abbiamo dovuto arrangiarci senza. Più o meno i ruoli sono intercambiabili, quindi le ragazze sono state bravissime perché hanno retto 60 minuti mettendoci l'anima. C'è stato un momento critico all'inizio del secondo tempo, siamo andati probabilmente sotto di 7-8 e grande prova di carattere delle ragazze che sono riuscite a risalire anche con la nostra straniera in panchina, siamo riusciti comunque a segnare e arrivare a un punteggio del meno 2 che sinceramente è quello che rispecchia la reale distanza secondo me tra noi e le squadre che stanno sopra di noi.